Bene, grazie per essere intervenuti. Il tema lo conoscete, economia circolare. Io sono Federico Petrocchi, sono un giornalista di scienza. Il tema economia circolare in linea di massima è ormai arrivato a tutti. Il fatto che invece non è sufficientemente noto è che si tratta di un obiettivo che deve essere raggiunto con un insieme vasto, vastissimo e molto diversificato di interventi e di procedure che iniziano nei nostri anni ma dovranno andare avanti per molto tempo. Se vogliamo raggiungere che cosa? Se vogliamo raggiungere un obiettivo di trasformazione economica e produttiva e quindi tecnologica in generale, che senza tema di esagerare potrebbe essere una grandissima svolta, forse il più grande cambiamento strutturale nella storia della nostra specie a partire da 6-7 mila anni prima di Cristo, periodo in cui si ha notizia delle prime grandi città e dei commerci. Da allora, certo, con grandi variazioni, però si è seguito sempre assolutamente un solo modello produttivo ed economico. L'economia circolare può essere il giro di boa verso una gestione del pianeta completamente diversa. Adesso avremo una introduzione di Guido Saracco, che è rettore attualmente del Politecnico di Torino, ma in realtà viene e anche ancora presente in una serie di attività notevoli che hanno tutte a che vedere con tecnologie e sostenibilità. Poi passeremo a tre interventi concreti. C'è un segmento dell'economia circolare che riguarda da vicino la sostenibilità, certo, ma la sostenibilità delle aziende e quindi della loro produttività, e poi avremo due casi molto concreti di aziende piccole, medie, medio-grandi che stanno già lavorando in questa direzione con attività di successo. Prego, Guido. Grazie. Benvenuti. Io in effetti avrò un po' meno tempo di prima di dedicarmi a queste cose stupende che possiamo riassumere come salvare il pianeta dall'effetto serra, ma ho avuto un rush finale prima di prendere questa incombenza al Politecnico di Torino, che mi ha portato anche a scrivere questo volume in cui riassumo tutte quelle tecnologie più affascinanti che sono oggi a disposizione degli scienziati per migliorarle, per riuscire a vincere la sfida che ci hanno lanciato a Parigi, con gli accordi di Parigi, che mira appunto a ridurre significativamente l'impatto dei gas serra. Il mix energetico mondiale odierno vede le rinnovabili solamente a un 20% scarso, il resto è un po' nucleare e la gran parte è fossile, questo è a livello mondiale. Delle rinnovabili una metà sono vecchio tipo, cioè legno, anche il legno è rinnovabile, solo che sapete bruciarlo ha un impatto ambientale notevole. Quelle cosiddette moderne sono solo 10% e tra queste più o meno si divide una metà tra fonti di calore rinnovabile, i pannelli solari termici, l'energia da biomassa in impianti circoscritti, la geotermia e un'altra metà di energia elettrica, idroelettrico ad esempio. Abbiamo anche l'eolico, il solare geotermico, ma vedete, anche solo da questo se ne fa un gran parlare, ma siamo all'1% poco più di tutta l'energia prodotta al mondo che di origine antropica, cioè quella che noi produciamo per noi persone su questa terra. Ci sono anche i biocombustibili, ma sono ancora meno. Come massimizzare questo tipo di energia? Bisogna ricorrere al sole essenzialmente,
perché è la più grande fonte di energia rinnovabile. Diverse migliaia di volte il consumo del nostro pianeta, quindi ci sono margini, certamente un'energia distribuita sulla sua superficie e quindi difficile da capitalizzare. Chi sta investendo su questo sono prevalentemente negli ultimi anni i paesi in via di sviluppo. Noi, paesi sviluppati, stiamo andando in declino perché siamo morsi dalla crisi dell'economia globale, che ha portato ad esempio lo scorso anno l'Italia a bruciare carbone 3% in più, quindi siamo tornati indietro, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a Kyoto, piuttosto che lanciarci verso gli obiettivi di Parigi. Perché i paesi in via di sviluppo invece vedono questo incremento? Perché sta prendendo piede in quei paesi un salto di paradigma dal punto di vista dell'energia, meno reti e grandi centrali termoelettriche come invece abbiamo fatto noi, e più generazione distribuita che porta ad esempio in Africa ad avere ovunque la possibilità di generare energia elettrica con dei pannelli fotovoltaici. Cinesi prevalentemente, perché loro sono i leader adesso, e poter alimentare degli smartphone o dei computer o delle stampanti in futuro, le stampanti tridimensionali per farsi a casa dei prodotti. E chi ha investito di più nelle fonti rinnovabili è, come vedete, questa barra blu scura, crescente, la Cina. Mentre tutte le economie principali, quelle più sviluppate, l'Europa e gli Stati Uniti, sono relativamente stabili, l'India è per il momento trascurabile in questo scenario. Ora, nasce il problema quando uno genera energia elettrica di doverla stoccare, perché l'energia elettrica, gli elettroni, come forse sapete, quando vengono generati tendenzialmente devono essere utilizzati a livello della rete di distribuzione. Allora molti stanno pensando, e quello più famoso che ha ideato addirittura un'economia, l'economia all'idrogeno, su come stoccare questi picchi di energia rinnovabile, perché l'energia rinnovabile arriva in modo aleatorio, con le pale eoliche addirittura arriva con dei picchi a volte. Lui ha ipotizzato che un mondo che andasse a idrogeno. In realtà questo non sta capitando, per due principali problemi. Intanto l'idrogeno che si otterrebbe dall'energia elettrica per elettrolisi dell'acqua, acqua che bene o male è a disposizione un po' ovunque, non si riesce a stoccarlo. Per avere un tragitto, ad esempio, su un autoveicolo a idrogeno di 400 km, 500 km, quindi paragonabile, anche se inferiore a quello delle auto che abbiamo adesso, con motore a combustione interna di idrocarburi, dobbiamo andare a porre sotto il nostro sedile delle bombole a 700 bar di idrogeno, il che non si concilia tanto con la serenità alla guida, devo dire. L'altra cosa è che l'idrogeno non è facilmente trasportabile, nel senso che non può essere trasportato tout court nelle stesse tubazioni del gas naturale, e quindi bisognerebbe rivoluzionare tutto. Per questo, questa economia all'idrogeno non sta sfondando. Devo dire che mi parve ancor più fantasioso quello che mi propose questa persona. L'ingegner Re Fiorentini è stato il direttore del centro ricerche Fiat. Viene a trovare circa 10 anni fa, lo ricordo nella prefazione del libro, dicendomi: professor Saracco, non è che lei può prendere l'anidride carbonica nell'atmosfera, idrogenarla e farla ritornare a essere un idrocarburo per poterlo rimettere nei miei motori a combustione interna? La Fiat, oggi Fiat Chrysler Automobile, è un'azienda che fa degli ottimi motori, devo dire una delle migliori al mondo da sempre, e in particolare in questo momento sul metano è molto forte. Lo è stata anche sul diesel, è stato lì che è stato inventato il common rail, cioè la metodologia che inietta e produce un po' meno particolato di quella tradizionale, iniettando molto ad alta pressione. E io rabbrividì letteralmente, nel senso che mi consideravo un universitario con la testa nelle nuvole che vedeva lontano e mi immaginavo che mi proponesse qualcosa di molto più brutale, no? In realtà mi aveva proposto una separazione di 400 parti per milione di CO2 nell'aria, cioè prendere proprio le pinzette una a una. Già quello per me era impossibile, cioè un costo incredibile, non compatibile. In realtà
Proprio questa sostanza è un'ottima base dove stoccare quel famoso idrogeno o dove arrivare direttamente con l'elettricità per ridurla e ritornare effettivamente a fare dei combustibili, ma anche dei composti chimici, ma anche magari dei polimeri, dipende un po' da dove lo faccio questa operazione, che surrogano quelli fossili. Cioè, e la forza di questo approccio, che mi è parsa anno dopo anno via più convincente, e che è diventata un progetto bandiera dell'industria chimica europea, è che tu non cambi nulla dell'infrastruttura di distribuzione dei combustibili, semplicemente li ottieni dalla CO2 attraverso energia rinnovabile per riduzione. È un pochettino come riavvolgere il nastro della combustione. Qui abbiamo metano e ossigeno che danno CO2 e acqua. Se io torno indietro rifaccio il metano, ma per farlo, così come ho avuto energia liberata dalla combustione, sotto forma di calore che mi ha fatto andare avanti una caldaia piuttosto che un motore a combustione interna, devo iniettare dell'energia rinnovabile. Questo meccanismo lo fa la fotosintesi, che ha cambiato il volto del nostro pianeta. Questa è l'emissione della CO2, che vedete è stabile nella zona, nella fascia tropicale, stagionale in altre zone, molto importante anche nel mare. E la fotosintesi, che cosa fa la fotosintesi? Dall'acqua con il sole genera idrogeno che poi riduce la CO2 e fa le molecole organiche. E allora è esattamente quello che fa la natura. Perché il titolo della presentazione si chiama Come la natura meglio della natura? Perché questo tipo di meccanismo, cioè di cattura da parte della vegetazione oppure delle specie fotosintetiche che sono nel mare, è insufficiente a bilanciare oggi la CO2 emessa dall'uomo. Per cui ci sono circa 4 gigatonnellate di carbonio equivalente che si accumulano in atmosfera e hanno fatto sì che la CO2 ormai arrivasse a 410 parti per milione nella nostra atmosfera. Ecco perché bisogna far meglio della natura. Bisogna trovare qualche meccanismo, qualche tecnologia che riesca a ridurre la CO2 con energia dal sole, che sia molto più efficiente e rapida rispetto alla CO2, per poter incidere positivamente su quel tipo di meccanismo. Ovviamente questa è una delle sole, come accennava chi mi ha introdotto, tecnologie, una delle tante tecnologie che insieme contribuiranno a raggiungere l'obiettivo. Però è importante e soprattutto ha degli elementi di credibilità, perché non cambia il modo in cui noi viviamo e non cambia anche il modo in cui intensamente noi o intensivamente noi usiamo energia nelle città. Rispetto a una generazione distribuita di energia che vorrebbe inseguire le fonti rinnovabili, in realtà noi sappiamo che il mondo si stanno sempre più accrescendo le megalopoli, che per loro struttura non sono compatibili con un'energia rinnovabile così, distribuita sulla sola superficie della megalopoli. Questo accumularsi dell'anidride carbonica nell'atmosfera ha portato la temperatura della superficie della Terra a innalzarsi recentemente, negli ultimi 20 anni, di circa un grado rispetto a una temperatura che era più o meno stabile tra gli anni 50 e 80. Questo ha portato a un intensificarsi di fenomeni meteorologici, climatologici estremi, tempeste, siccità, incendi, scioglimento dei ghiacci. E chi è che ha monitorato questo? Agenzie di ricerca legate alle assicurazioni. Perché? Perché ovviamente le assicurazioni sono le prime a sentirlo. L'uragano Katrina ha generato danni rimborsati dalle assicurazioni per 60 miliardi di dollari. Un solo uragano. È chiaro che loro sentono questo e hanno visto che recentemente, quasi di pari passo con quell'innalzamento della temperatura terrestre e l'innalzamento della CO2, si è verificato un intensificarsi di questi eventi estremi naturali, che si collocano in questa fascia. La Russia, per la verità, io fra poco andrò in Russia a firmare, ahimè, mi piego al vil denaro, 2 accordi, uno con Gazprom e uno con Rosneft. Tra l'altro sono le due società che più danno energia all'Italia oggi. La Russia è il principale dei nostri venditori di gas naturale oggi e di petrolio. Loro però tifano per l'effetto serra, perché vorrebbe dire, vorrebbe dire, avete visto una personaggio, adesso ci arrivo,
innalzare la temperatura, stare meglio in Russia. Il problema è che globalmente ci sarebbero ancora più eventi, diciamo così, importanti in tutto il resto del mondo. Perché invece Trump ha detto riapriamo le miniere di carbone? Perché costa meno, perché dà un rilancio alla loro economia, poi il carbone va anche nelle acciaierie, ha protetto anche il carbone, il loro acciaio con i dazi, è chiaramente un tornare indietro, però in un mondo che sta cambiando fortissimamente. Non è solo la componente effetto serra e necessità di arrivare a una sostenibilità energetica nei processi di produzione, è che la rivoluzione digitale ci sta cambiando la vita e sarà sempre più così. Le malattie, le pandemie saranno un grandissimo problema nei prossimi anni. Magari certe filosofie di antibiotico non ce la faranno più, bisognerà lavorare. Si invecchia sempre di più. Terribile, la mia città, adesso stiamo facendo il piano strategico del Politecnico e dobbiamo fare i conti col fatto che fra 10 anni, nelle scuole elementari, avremo il 37% in meno di bambini. È devastante questo. Materia prima importantissima per un'economia che manca. Ecco allora che tutti gasano il Politecnico perché è un import di persone nel territorio del Torinese. Però questa è una situazione acuta, ma è abbastanza simile in tutto il nostro paese. Mancano i lavori perché i lavori sono andati nei paesi dove il lavoro costa meno e quindi abbiamo gente arrabbiata e senza lavoro. Poi ci sono anche noi fenomeni di tipo dissesti vari e problematiche relative all'ambiente. Allora sono arrivati nel dicembre del 2015 a Parigi a decidere che bisognava far di tutto per mantenere il riscaldamento, vi ho detto che è salito recentemente di 1 grado, entro i 2 gradi rispetto al riferimento stesso. Quindi abbiamo poca strada ancora consentita. Mantenere entro 2 gradi, questo cosa vuol dire? È l'abbattimento percentuale dei gas serra di origine antropica e questi sono gli anni. Rispetto a Kyoto che ci chiedeva di arrivare al 2020 a ridurre del 20%, cosa che abbiamo più o meno fatto effettivamente, gli accordi di Parigi ci chiedono di arrivare a ridurre ulteriormente di un 70% quello che già abbiamo ridotto di un 20%. Sapete bene che subito uno fa un po' di risparmio qua, fa le cose più semplici, poi diventa difficile. E allora ci saranno tante tecniche che nei vari settori della nostra attività, produzione di energia elettrica, residenziale, industria, trasporti, agricoltura, otterranno lo scopo. Certamente la filosofia dell'economia circolare al carbonio, che è un po' quella che io porto avanti nel mio libro, sarà uno di questi. Tra i gas serra c'è anche il metano, attenzione, che è responsabile di una certa quantità ed è per questo che economie come quella argentina hanno ritenuto opportuno collegare dei sacchi che raccolgono dal rumine, che è uno degli stomaci dei bovini, il biogas prodotto. Non è banale, 4% dell'impatto serra del mondo è legato agli allevamenti di animali. Questo era un po' per scherzare, un po' per no. Certamente il piercing oggi va di moda, ma penso che non sia felicissima quella mucca di avere questo tipo di trattamento. Peraltro è ancora in fase di ricerca, semplicemente. Fatta la foto, io proseguo. Perfetto. Cerchiamo di capire, tornando alla CO2, che è responsabile della gran parte di quello, quanto ha senso usare la CO2 come materia prima. Noi, come uomini su questo pianeta, generiamo rifiuti a base di carbonio attraverso il ciclo della produzione di cibo. In particolare produciamo 2,6 gigatonnellate di cibo all'anno e dei rifiuti per 1,3 gigatonnellate di cibo all'anno. Un po' lo facciamo a casa, metà, un po' lungo la catena della produzione e del trasporto, l'altra metà, però quello è quanto. E tanto è poco? Vediamo subito. Tutto il resto del carbonio lo usiamo per generare una serie di servizi, luce, gas, cioè luce, elettricità, calore e una serie di prodotti che deriviamo dal petrolio. Questi portano a generare circa 36 gigatonnellate all'anno di CO2 nei fumi. Cosa vuol dire questo? Se traduciamo il carbonio che c'è all'interno di queste due entità, vediamo che il carbonio che c'è nei rifiuti organici,
so, anche quello dell'umido da casa che poi viene trattato negli impianti centralizzati, e solo 0,3 gigatonnellate di carbonio all'anno. Quello invece è una CO2, quello che bruciamo letteralmente, buttiamo in atmosfera, e che solo per circa 6, 5, 7 gigatonnellate viene assorbito dalla fotosintesi, è 9,7. Quindi facciamo pure la tara con la fotosintesi. Qui abbiamo che ci rimane 4 e là 0,3, quindi c'è uno squilibrio enorme. Ecco perché, se vogliamo impattare significativamente, vanno bene logiche come questa, cioè che ci prendiamo i rifiuti magari di 4 fattorie vicine, una che alleva degli animali, l'altra vite, mais, grano, e poi ci facciamo un biodigestore centralizzato che produce biogas e del fertilizzante, con un po' di ottimismo, e poi dal biogas fa o cogenerazione per riscaldare e generare elettricità per quelle case e anche per venderla fuori, o biometano, come adesso si usa, e qui intorno ce ne sono tantissime di queste cascine, chiamiamolo così, a biogas, oppure addirittura con alcuni processi a fare bioplastiche. In realtà la cosa più importante è però, invece che partire dal rifiuto organico, questo faremo tutto il possibile sicuramente, quella che vi ho fatto vedere è solo un'opzione, la digestione anaerobica, ma c'è la pirolisi, la gassificazione e quant'altro. La cosa più importante, allora, ai fini di rispettare quei bilanci e evitare che si accumuli il CO2 nell'atmosfera, è quella di usare la CO2 come materia prima. Come fa la fotosintesi? Questo è l'approccio pretrattamento, idrolisi, fermentazione, separazione alla produzione di bioetanolo dai cosiddetti energy crops, cioè dei vegetali cresciuti apposta per poi produrre energia, oppure dagli scarti che vengano trattati, vedi modello Novamont o Affini. Ora, invece di fare tutto questo, che fa sì che del sole che andava a illuminare quel campo solo l'1% sia dentro il bioetanolo finale come energia, quindi un processo globalmente poco efficiente, non riusciamo a tagliare corto e dal sole la CO2 direttamente arrivare al bioetanolo. Non riusciamo a fare come la natura, meglio della natura? Ci abbiamo provato al Politecnico e ci stiamo provando in tanti altri progetti oltre a questo, che mirava a fare una sorta di foglia artificiale, cioè un pannello fotovoltaico, simil, che in realtà idrolizza l'acqua e produce idrogeno e ossigeno. L'idrogeno è un primo passo e poi dopo l'idrogeno lo facciamo reagire con la CO2 e otteniamo prodotti a base carbonio che surroghino quelli del petrolio. Un'altra possibilità è legata invece ai cementifici. Io posso prendere la CO2 dai cementifici, qui viaggiamo dai 18 ai 25, al 25% in volume, perché la CO2 nei cementifici, 5% dell'impatto mondiale, ancora più dei bovini, in termini di effetto serra, i cementifici al mondo, è concentrata perché? Perché bruciamo dentro il tunnel di combustione dove viene calcinato, ma anche perché usiamo delle rocce che sono dei calcaree, quindi sono dei carbonati che vengono decomposti e la CO2 viene fuori anche di lì. Ecco perché c'è un forte impatto. In questo progetto europeo abbiamo una serie di tecnologie di tipo chimico e elettrochimico, ecco l'elettro perché uso l'energia rinnovabile, per poter produrre dei composti. Siccome però sono un cementificio, che non è assolutamente un'industria di chimica farmaceutica in quanto a pulizia, devo trovare una modalità per produrre qualcosa che usiamo dentro il cementificio stesso. E allora ecco che abbiamo prodotto e stiamo producendo in questo progetto acido ossalico, acido formico, glicina, carbonati di calcio nanoscopici che servono a rendere il cemento più tenace, quindi magari usarne di meno, e quindi produrre meno CO2 equivalente. L'ultima tecnologia di cui vi parlo, perché il tempo ormai sta scadendo, è la biologia di sintesi o l'ingegneria metabolica. Proviamo a fare un patto con i microrganismi. Possono essere aerobici, anaerobici o fotosintetici. In ogni caso usano o della materia organica di rifiuto o addirittura direttamente il sole per ridurre la CO2. Io dico loro, figurativamente, ragazzi, tranquilli, io vi proteggo dalla competizione con i vostri simili, quella competizione che ha fatto sì che voi prevaleste e foste disponibili oggi in natura perché siete più resilienti, perché tutto il carbonio lo usate per sostentarvi e anche accumulare un po' in modo tale che nei momenti di magra poi avete un po' di energia.
vi faccio mangiare, metabolizzare il carbonio attraverso il vostro metabolismo di base, quello che vi tiene vivi, solo per il 30%. Però vi proteggo perché vi metto in un bel bioreattore dove non arrivano dei competitor. Il resto, inducendo delle modificazioni genetiche, e questo lo si fa con delle tecniche che ha inventato questo signore e tanti altri ci hanno lavorato, Craig Venter, che è riuscito a creare per la prima volta una cellula al calcolatore che vive. Riusciamo a modificare il genoma e attivare dei cammini metabolici che portano tutta una serie di composti. Questo è il parco dei composti che una ditta che si chiama Lanzate, che adesso è situata in America, può produrre metabolizzando CO2 e idrogeno o CO idrogeno. E nel genoma, che c'è il codice con cui vengono prodotti dei nuovi enzimi, perché io l'ho modificato, che attivano come un percorso di processo interno ai microrganismi e produco queste cose nuove. Lo fa la Novamont, lo fa la Versalis che è di gruppo Eni, lo fa Radici Chimica. Questi sono i processi della chimica tradizionale, li stanno rivisitando con microrganismi geneticamente modificati, perché gli enzimi sono i catalizzatori più attivi e perché i batteri sono più resilienti, cioè vivono. Non gli mandi l'alimentazione perché in quel momento non hai tutto che collima perché l'energia rinnovabile non c'è, campo, quando poi mi arriva da mangiare qualcosa riparto a produrre. Questo i reattori tradizionali tipo termochimico o catalitico non lo fanno, si spengono se non alimenti. Questa è la forza che sta portando i grossi gruppi della chimica verde italiana a investire in questa direzione. Abbiamo anche dei progetti come questo Celbicon che produce attraverso una catena di attivazione della CO2 e di fermentazione di un mix di CO2, idrogeno e CO, delle bioplastiche che si accumulano all'interno dei microrganismi e poi vengono estratte. Ma la suggestione più grande che vi posso oggi produrre è quella di un sistema in cui io mi produco a casa i farmaci di cui ho bisogno attraverso tecniche di questo tipo. Sto bene, quel fermentatore lo uso per fare col mio Saccharomyces cerevisiae della birra a casa, sempre più frequente. Ho qualche problema, interagisco via internet con un medico che mi fa una diagnosi, mi manda un codice genetico, lo stampo con una stampante di DNA, modifico con questo il genoma del mio Saccharomyces cerevisiae che comincia a attivare una via di produzione di un antibiotico, sempre con lo zucchero. Invece di fermentare, fare la birra, faccio la birra antibioticata, oppure faccio evitiamo l'alcol, che va bene lo stesso. E prendo così la mia... È veramente oltre, è una specie di stampante tridimensionale per i farmaci, una cosa di questo tipo. Però in futuro potrà anche capitare qualcosa di questo tipo. Immaginate la vita su Marte, mica ci mandiamo tutti i pediatri, dovessimo mai andare lassù come sembra. Diciamo così, la digitalizzazione di questo sistema produttivo può capitare e la si può fare modificando il genoma. Bene, se io ho concluso, vi ringrazio molto per l'attenzione che avete prestato. Se volete approfondire queste altre delle tecnologie utili per la chimica verde 2.0, questo è il libro che ho scritto e ho pubblicato con Zanichelli. Grazie ancora. Due domande brevissime al volo ci sono? Tempi sono un po' stretti, ma due domande. Io rimango qua, giusto? Ah, io penso qua. Di sì, cioè c'era scritto sul programma, sono a disposizione. Ok, allora potete anche parlargli a quattro occhi.